Ormai è noto a tutti quali sono gli ingredienti della moretta, ma le giuste dosi della miscela restano ancora top secret. Un gioiello da custodire da parte dei barman che si sono adoperati nei 3 giorni dedicati alla bevanda tipica fanese a far gustare moretti accompagnati da dolci abbinati alla bevanda. La kermesse sorso di tradizione si è svolta nei giardini del Pincio, un'iniziativa di Confesercenti realizzata con il contributo del comune di Fano, il supporto della Proloco e la fornitura di caffè di Mas Caffè. Una grande affluenza, sono state offerte più di 2000 morette e più di 30 kg di dolci. È stato un grande successo e tanti turisti, anche persone venute con il pullman a visitare i mercatini di Natale che hanno potuto trovare la tipica bevanda fanese e la versione dolce anche e hanno apprezzato tantissimo, tant'è che ci hanno chiesto di farla anche settimana prossima. A raccontare la moretta sono stati barman Francesco Dionisi del Bonbon Art Café, Mattia Bernardi del Pino Bar e Stefania Palazzini del Bar del Porto. Insieme alle loro morette sono stati presentati i panettoni e biscotti alla moretta da parte di Francesco Camilloni del panificio Arte Bianca, i morettini da Emanuela Ghiandoni della pasticceria Le Terrazze e la torta Fortune di Andrea Urbani della pasticceria Guerrino. Visto il successo ottenuto, a grande richiesta, un sorso di tradizione tornerà anche sabato 16 e domenica 17 dicembre.